Voce ora i rappresentanti del territorio, a partire dal sindaco di Varese, presidente dell'ANCI Lombardia, Attilio Fontana. Sindaco Fontana, che è anche tra l'altro il presidente di tutti i comuni lombardi, lei ha ricordato anche stasera problemi di cassa che si ritrovano anche dopo il decreto dell'IMU. Ha detto che il governo è ancora confuso su questo punto. Il governo è confusissimo su questa normativa, al di là del fatto che, come è stato ricordato, la copertura in realtà non c'è, perché metà di questa copertura dovrebbe derivare da un condono che però le persone che dovrebbero sottoscriverlo non intendono accettarlo, ma è confuso perché non ha ancora stabilito se ci verrà riconosciuto l'IMU che avevamo chiesto, che avevamo incassato lo scorso anno, quindi con le aliquote del 2012, o se verrà riconosciuto quello con le aliquote nuove. È chiaro che ballano centinaia di milioni perché molti comuni hanno aumentato le aliquote per poter coprire i loro bilanci, ma ancora è saltato fuori il problema degli immobili invenduti che il governo quest'anno ha trasferito da seconda a prima casa, quindi per noi vengono meno delle risorse che l'anno scorso avevamo incassato, ma non sappiamo se il governo ci riconoscerà il porto relativo agli immobili non venduti come prime case e soprattutto non sappiamo neanche quante siano le case invendute, quindi è tutta una confusione completa e assoluta che ci impedisce di impostare i nostri bilanci. Ho ricordato il fatto che non sappiamo ancora quanti soldi ci verranno dati dal fondo di solidarietà. Ci sono dei comuni che fanno la voce grossa per avere delle quote maggiori. È inaccettabile una situazione di questo genere per i nostri comuni, per i nostri bilanci, ma è inaccettabile che questo si chiami governo e abbia le idee così confuse. Quindi scarse risorse, un po' per questo, un po' perché sono fermi per il patto di stabilità e tra l'altro lei è intervenuto anche sulla nuova direttiva europea che impone di dare i bonus anche agli immigrati. Questo ha detto anche per i comuni, non aiuta. Io ho detto che questa è una direttiva di cui si dovrà fare carico sicuramente il governo. Io non ho le risorse. Le risorse di cui dispongo bastano a malapena a dare risposte ai miei cittadini in difficoltà, agli anziani, agli handicappati, a tutte le persone che hanno effettivamente bisogno. Quindi se ci sono nuove voci di spesa, senza entrare nel merito se debbano essere o meno erogate, questo non ne parliamo, ma comunque se ci sono nuove voci di spesa, queste nuove voci di spesa dovranno essere sostenute esclusivamente dal governo. Io non intendo far rinunciare alle legittime risorse i miei cittadini. Quanto ammonterebbe questo bonus? Non ho la più pallida idea, non so complessivamente, ma oggi io non posso rinunciare neanche a un euro. Un'ultima questione, ha commentato positivamente la mozione della Lega sugli slot machine, anche i comuni avevano fatto delle ordinanze, ha detto però sono state respinte. Noi come ANCI Lombardia ci stiamo battendo da anni per bloccare questa cosa che è vergognosa e invereconda. Vogliono far ammalare i cittadini di patologie gratis, gravi, scusate, di patologie gravi per fare cassa e per far arricchire una categoria limitata di persone. Credo che sia inaccettabile. La nostra battaglia dei comuni è la battaglia della Lega, la battaglia della Lega, la battaglia dei comuni, insieme continueremo. Noi avevamo fatto delle ordinanze per limitare quantomeno il proliferare di queste sale giochi. La Corte Costituzionale, i TAR ce le hanno respinte e quindi ci siamo trovati così in difficoltà maggiore.